Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'ultimo video dell'anno per l'ultimo giorno dell'anno. Da domani è il 2019, speriamo che sia un anno un po' più fortunato. Ok ragazzi, perché faccio questo video? Perché circa un mese fa, mentre controllavo il sito Decathlon, mi sono accorto che le Triban 500 e 520 RC non erano più in catalogo. Lì per lì non gli ho dato peso, ho detto magari sarà una manutenzione del sito o l'hanno tolto per sbaglio, ma non ci ho fatto importanza. Un paio di giorni fa invece sono di nuovo andato a ricontrollare per vedere se mancavano ancora. E con grande stupore me ne sono accorto che mancavano ancora. Allora che cosa ho fatto? Ho pensato bene, dico, fammi andare a vedere il sito francese del Decathlon. E sul sito francese anche lì mancavano. Allora ho detto, qua non è un errore di Decathlon Italia, qua è che l'hanno proprio tolte queste bici. Perché l'hanno tolte? Non andava bene il colore? Non andavano bene le geometrie? Non lo so, anche perché erano bici per cicloturismo. Allora ho detto, vabbè, dato che sto qua, fammi vedere se ci stanno dei cambiamenti sulle bici da performance. E sono andato a vedere, i prezzi sono uguali più o meno. In Francia non tolgono un centesimo, cioè non costa, che ne so, 1499,99 euro, ma costa 1400 euro. Vabbè, poca roba, dai ragazzi. E comunque, ritornando a noi, mi sono accorto che in offerta, oltre a esserci l'Ultra 920 AF perché fine serie, era anche in fine serie la Ultra 500 e 520 AFGF, quella con i freni a disco col passaggio del tubo del freno sul cavo del deragliatore anteriore. Quello ho fatto il video, magari lo metterò qua in descrizione, che a me non piace. Però in Italia ancora non è in fine serie e in Francia sì. Allora ragazzi, che cosa sta succedendo? Secondo me, mio parere, uniranno la 500 AF, la 520 AFGF con la 920 AF e faranno un'unica bicicletta dove avrà i freni a disco col passaggio cavi interni, ma dato che pesa 8,4 kg, secondo me cambieranno il tubo della sella e lo sterzo in carbonio, ragazzi, in modo da scendere e avvicinarsi sugli 8 kg, oppure metteranno delle ruote in carbonio, così scenderanno sotto gli 8 kg. Voi che dite, ragazzi? Io non lo so, credo che sicuramente nel 2019 ne vedremo delle belle e io sto aspettando di vedere i nuovi modelli. E vi dico qua che uscirà un modello in carbonio, perché ne sono certo che uscirà un modello in carbonio con i freni a disco, passaggio cavi interni. Non so se sarà uno Shimano 105 o uno Shimano Ultegra, secondo me più il 105 per tenersi un po' bassi dei costi, e costerà sui 1500-1600 euro, non supererà i 1700 euro. La stessa cosa per quelle in alluminio, secondo me più di 1400 non costerà. Ok ragazzi, vi auguro un buon anno. Vi faccio i miei migliori auguri per un buon 2019. Come al solito vi ridico e vi raccomando di iscrivervi al mio canale, ragazzi, perché è gratis. L'iscrizione non costa nulla, però a me fate un grande favore. Vi dico grazie perché siete arrivati a 1800 persone che mi seguono. Un grande traguardo, speriamo che nel 2019 superiamo abbondantemente i 2000. E con questo è tutto ragazzi, ci vediamo nel 2019, un bacio, ciao e al prossimo video! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'ultimo giorno dell'anno con l'ultimo video dell'anno. Domani è il 2019, che ci avete bimbi? Vi piace?
Ma che 30, non 31. Vabbè, papà, però io pubblico domani. Allora, mi piace il mio nuovo look, ragazzi. Più che nuovo è vecchio, lo usavo quando giocavo a rugby. Andrea, che hai fatto? Giocavo a rugby, la barba era tutta nera, ora adesso è bianca. Vabbè, prossimo anno faccio Babbo Natale. Nere di nuovo queste bici da Decathlon. Va bene, Andrea, che stai facendo? Fine serie. Hanno messo anche in fine serie, che qua in Italia ancora non è fine serie, però in Francia sì, la Ultra 520 e 500 AFGF, ragazzi. Aspetta, Andrea, sto parlando, papà. Loro hanno già un telaio bucato, solo che cosa hanno in questo? Fai vedere pure Roberto. Non te ne frega niente, Roberto. Hanno fatto degli sbagli e stanno ritirando questo modello per far uscire nel 2019 un nuovo modello. Basta, sto parlando. Fine serie. Sicuramente nel 2019.